Gli eccellentissimi capitani reggenti. Eccellenze, graditi ed onorevoli ospiti tutti, è con una particolare emozione e con un particolare onore che sento in questo momento nel presentare a voi tutti la dissertazione, vorrei definirla così, del professor Werther Casali sulla storia e la simbologia del nostro palazzo pubblico. Questo momento ha un significato particolare nella situazione che stiamo vivendo, anche con le misure estreme che abbiamo adottato. Lo vediamo anche in quest'aula, il distanziamento, il numero limitato degli ospiti presenti, nonostante l'alta importanza che ha questa dissertazione. È comunque appunto un momento significativo, in quanto eccellenze, ve ne sono profondamente grato. L'idea di valorizzare e di dare un messaggio di valorizzazione della nostra cultura attraverso anche l'impegno, la partecipazione, la collaborazione della nostra televisione di Stato, cui va il mio particolare ringraziamento. Ecco, credo che sia un messaggio che un po' in tutto il mondo ci si sforza di dare, e cioè quello di significare che la cultura, la conoscenza, la storia non si devono fermare, l'accesso a questo patrimonio non deve essere fermato, bloccato del tutto, nemmeno in questi momenti storici così, così difficili. San Marino è nel patrimonio dell'UNESCO per determinate ragioni. Una di queste è sicuramente rappresentata dai suoi luoghi, dalla Pieve, intorno alla quale è nata la comunità sammarinese, e da questo luogo in particolare, intorno alla quale si è sviluppata, intorno al quale è cresciuta la democrazia della nostra Repubblica. E questo è un luogo che rappresenta anche la nostra identità. La nostra identità, ed è questo è un valore su cui dobbiamo ritornare costantemente, dovremmo forse riprenderlo in mano con maggiore cognizione di causa, con maggiore volontà di darle un significato sempre con maggiore spessore. La nostra identità è fatta della nostra cultura, eccellenze. La nostra identità è fatta dalla particolarità e unicità delle nostre istituzioni che hanno attraversato i secoli. La nostra identità è fatta dal nostro diritto, è fatta da tutti i cittadini e dalla nostra democrazia. Per questo termino con grande curiosità e con grande interesse nel lasciare la parola al professor Werther Casali. Eccellentissimi capitani reggenti, autorità, graditi ospiti, io sono infinitamente grato sia della vostra presenza, che mi onora, sia del fatto che in fondo rinnoviamo con questa mia dissertazione di oggi una tradizione scomparsa ormai quasi da un secolo, cioè che un professore del liceo, anche se ex perché in pensione come me, e parli all'interno di questa aula così importante da un punto di vista istituzionale, e oggi per fare cultura, anche in passato era così, perché gli statuti del 600 nostri prevedevano che fosse proprio un professore del liceo o uno studente del liceo a fare l'orazione ufficiale del 1 aprile e del 1 ottobre. Perché è venuta meno questa tradizione? Perché c'era il rischio, l'han tolto il regime fascista, c'era il rischio, no, che si facesse politica da questa tribuna.
soprattutto da parte di certi professori, tipo Pietro Franzosi, no, che era una figura della sinistra. E allora si è preferito scegliere l'orazione di personalità provenienti da fuori confine, però ovviamente che non sarebbero entrate più di tanto nella nostra politica. Sarebbe interessante invece ogni tanto richiamare qualche professore del liceo all'interno di questo edificio, sia per far cultura, come sono stato invitato a fare io oggi, sia magari anche per fare un'orazione ufficiale ogni tanto riguardante la nostra realtà, che spesso chi proviene da fuori la conosce soltanto in maniera marginale. Oggi parliamo del Palazzo Pubblico, cioè di questo grande edificio in cui ci ritroviamo e che è stato costruito, inaugurato nel 1894, ed è stato costruito invece dal 1884 al 94, 10 anni ci sono voluti, e precedentemente in questa sede esisteva la Magna Domus Communis, cioè la grande casa del comune, che era un vecchio palazzo pubblico, le cui fondamenta risalgono alla fine del 1300, ma la sembianza del vecchio palazzo era di un palazzo cinquecentesco, per cui è stato sicuramente rifatto nei secoli più remoti, che nel momento in cui si è deciso di abbatterlo era pericolante, tant'è vero che era puntellato da travi e non vi si svolgevano più i consigli all'interno perché c'era il rischio che crollasse addosso ai presenti. Per cui nel 1884 si è presa questa grande decisione: demoliamo il vecchio per costruire un palazzo nuovo, più capiente, più simbolico, più rappresentativo delle istituzioni, e siamo arrivati appunto alla costruzione di questo palazzo che poi dopo, come sappiamo, è stato restaurato dalla Gae Aulenti nel 1900, dopo 100 anni, nel 1994-96. La tradizione di un luogo, e quindi della Repubblica di San Marino, si mostra anche attraverso la continuità degli interventi, quindi la storia significa, e un forte intervento come questo fatto negli anni 90 dovrà essere riconosciuto a metà del prossimo millennio, per esempio. Allora, cos'è questo spirito di, diciamo, innovazione? Dargli una chiarezza e una leggerezza che invece il palazzo non aveva. È un palazzo che, vista l'antichità della Repubblica, è piuttosto recente, così come la nostra Pieve, che risale alla prima metà del 1800. Sono palazzi, infatti, gli unici palazzi monumentali che abbiamo, perché il nostro paese, il monte, è sempre stato caratterizzato da un'architettura estremamente spartana. Spartano è un aggettivo tipico della mentalità dei nostri antenati. E quindi siamo arrivati però, insomma, ad avere due edifici monumentali in tempi piuttosto recenti. E anche questo palazzo viene costruito con queste sembianze, con il cosiddetto stile neogotico, per precise motivazioni politiche. E prima ovviamente di parlare della simbologia, dei tanti simboli che sono contenuti al suo interno, io ne ho contati più di 200, ce ne sono più di 100 solo in questa stanza, solo in quest'aula. Parliamo del motivo di come sono riusciti a costruire questo palazzo, che è costato una cifra pari a un bilancio annuale dello Stato, è costato 350.000 lire, che era una cifra per la fine dell'Ottocento grandiosa. Ma perché proprio un palazzo come questo, con queste sembianze, con queste caratteristiche, forzando la nostra storia, perché, come ho detto, non fa parte dell'architettura tipica del Monte Titano e del nostro territorio. Ci sono dei motivi ben precisi e soprattutto alla fine dell'Ottocento ci sono i soldi per costruirlo, perché l'esigenza di costruire un palazzo pubblico è un'esigenza secolare, non nasce alla fine dell'Ottocento, nasce le prime testimonianze che dicono che bisogna restaurare, ristrutturare il palazzo, risalgono agli inizi del secolo e ogni tanto si ripetono all'interno degli atti del Consiglio, però a parte qualche rammendo, diciamo così, non si riesce a fare più di tanto per la eterna carenza di soldi che aveva la Repubblica di San Marino in quel periodo. La Repubblica di San Marino è povera fino a tutta la prima metà del 1900, non ha grandi disponibilità di denaro. Nell'Ottocento lo è ancora di più. I bilanci che ha
nella, diciamo, fino agli ultimi decenni dell'Ottocento sono bilanci estremamente miseri, potevano essere il bilancio di una importante famiglia nobiliare italiana. Ecco, quindi noi siamo a un livello di un'economia di sopravvivenza e non di più. Cosa succede? Dove rimediano i soldi per fare questo palazzo? E succedono varie cose nella seconda metà del 1800 che portano la nostra Repubblica a entrare improvvisamente, inaspettatamente, nella storia contemporanea. Innanzitutto l'unificazione d'Italia, questo è un momento fondamentale anche per San Marino, seconda guerra indipendenza, 1861, San Marino è un momento in cui ha grossi timori di sopravvivenza perché non sa come la penseranno i Savoia nei suoi confronti, anzi Cavour ha già dimostrato di non avere grandi simpatie per la Repubblica, con alcune lettere conservate nel nostro archivio che non sono proprio gentilissime. E per fortuna però San Marino gode della simpatia dei mazziniani, di Garibaldi che qui si è rifugiato nel 1849 e ha salvato probabilmente la pelle, di Vittorio Emanuele II, di una tradizione ormai consolidata attraverso i secoli che la considera una reliquia storica figlia della nostra epoca comunale, di cui tra l'altro conserviamo ancora gli istituti, che non merita di essere soggiogata perché il guadagno che se ne sarebbe ricavato era poco e forse da un punto di vista della pubblicità negativa se ne sarebbe ricavata tanta. L'Italia quindi, nonostante scrisse iniziali che ci portano tra l'altro a essere circondati inizialmente da molte dogane intorno ai confini, opta di creare con San Marino, trattandola quindi per la prima volta nella storia da Stato, una convenzione di buon vicinato che è del 1862. Questa convenzione è fondamentale sia perché si riconosce ufficialmente per la prima volta la dimensione di Stato sovrano, perché Napoleone ce l'aveva riconosciuto in maniera formale ma senza trattati, aveva fatto soltanto alcuni trattati di natura commerciale. Invece la convenzione di buon vicinato ci tratta pari pari come uno Stato sovrano. Ma a parte l'importanza per questo, è importante il fatto che l'Italia ci concede dal 1862 in poi un canone doganale come compenso di alcune prerogative, soprattutto di natura commerciale, di import-export, che avremmo potuto esercitare come Stato sovrano e che all'epoca ovviamente non eravamo in grado di esercitare perché eravamo una realtà estremamente povera, estremamente misera, anche poco pronta per i contatti a livello commerciale internazionale. E ci concede appunto un canone che da lì in poi verrà dato tutti gli anni, che corrisponde a metà del bilancio statale. Quindi da un anno all'altro noi ci ritroviamo con un bilancio raddoppiato. E questo rimarrà fino al 1940 circa, cioè il canone doganale sarà fondamentale per il nostro bilancio, tant'è vero che quando poi l'Italia comincerà a lesinarlo per motivi politici, per il periodo in cui avevamo al governo una coalizione socialcomunista, a quel punto andremo in grossa crisi economica. E il canone è un'entrata, dopo ce ne saranno altre, altrettanto importanti, forse anche di più, solo che dureranno per un periodo minore, perché dal 1865 inizia la prassi di vendere i titoli onorifici, i titoli nobiliari. E vi chiederete cosa c'entra una repubblica, perché già all'epoca, insomma, già dal 400 noi ci chiamavamo repubblica, con dei titoli nobiliari, non c'entrava niente, infatti ci sono state grosse diffidenze verso questo nuovo commercio che San Marino aveva avviato e lo aveva avviato perché in questi anni, negli anni 50, riesce a costruire i suoi primi consolati importanti. Il primo console che ha è a Parigi presso la corte di Napoleone III e Napoleone III sarà un grande protettore della Repubblica nel momento in cui l'Italia si unifica, perché chi ha un minimo di conoscenza delle guerre risorgimentali sa quali attriti c'erano stati tra Italia e Francia dopo l'armistizio di Villafranca.
E quindi Napoleone III, insomma, rappresenta un grosso scudo protettivo in un momento estremamente delicato della storia della penisola italiana. E quindi accetta un nostro consolato che poi sarà, i consoli che si susseguiranno all'interno del consolato di Napoleone III saranno coloro che daranno i suggerimenti su come muoversi alla Repubblica in un momento appunto che la trova completamente impreparata e spiazzata. E un suggerimento è quello di creare appunto un ordine equestre per distribuire titoli di cavaliere, ovviamente in un'epoca in cui erano molto richiesti, e anche titoli nobiliari, tant'è vero che il primo titolo nobiliare che viene concesso è proprio a David Dor, il nostro rappresentante consolare a Parigi. Solo che per questi titoli nobiliari la gente era disposta a spendere follie, perché per entrare in certi ambienti elitari era molto importante ancora essere aristocratici o comunque avere un titolo aristocratico. E quindi San Marino, oltre al canone, oltre ai francobolli e alle monete che può cominciare a stampare, a fare, a produrre per conto proprio, grazie sempre alla Convenzione del 62, ha questo grande introito che gli permette di fare tante cose, soprattutto le prime iniziative strutturali che vengono fatte sono le strade, perché per avere un rapporto con gli altri era fondamentale avere la possibilità di viaggiare senza troppi intoppi. Le strade erano tutte disastrate alla metà del 1800 e finché non arrivano questi denari. Un po' perché appunto non c'erano denari e un po' anche per quella logica di San Marino, dei sammarinesi del passato, di rimanere chiusi in se stessi, no? Noti a noi, ignoti agli altri, il famoso assioma che faceva parte della mentalità del passato, per non perdere la mitica libertas, perché più che alla ricchezza, più che alle glorie, i sammarinesi ci tenevano alla libertas. E anche qui dentro troviamo scritto in continuazione questo concetto che risale, è documentato fin dal 1296 nel famoso rotolo di Valle Sant'Anastasio, in cui per la prima volta i sammarinesi dicono a un funzionario dello Stato Pontificio che li voleva tassare: no, noi siamo indipendenti perché così ha voluto il nostro santo fondatore. È chiaro che lo Stato Pontificio di fronte a un santo fondatore doveva in qualche maniera, insomma, stare attento, e quindi da lì in poi, soprattutto nel 1300, nell'epoca in cui c'è la cattività avignonese dei papi e quindi lo Stato Pontificio viene lasciato con minor controllo, soprattutto nel 1300, il periodo in cui la nostra indipendenza si consolida fino poi a proclamarsi Repubblica nel 1400, cioè da un punto di vista cronologico c'è una coerenza nella nostra storia che è molto esplicativa. Tornando alle strade, vengono quindi sistemate e proprio si comincia a uscire fuori dai propri confini sia diplomaticamente sia commercialmente. Non a caso è il secolo in cui la popolazione triplica il 1800, perché fino alla fine del 1700 non siamo stati più di 3.000-3.500 anime su tutto il territorio. Alla fine del 1800 siamo 10.000, alla fine del 1900 siamo 33.000. Quindi questi sono effettivamente i secoli in cui San Marino entra pienamente nella contemporaneità anche come popolazione. E quindi, trovati i soldi, trovate le motivazioni politiche, sociali, sociologiche, direi anche antropologiche, con cui uscire dai propri confini, San Marino sente l'esigenza di un edificio monumentale, istituzionale, dove possono trovare sede un ufficio adeguato per la reggenza, un'aula adeguata per le riunioni del Consiglio dei 60, per il Consiglio dei 12 e così via, e anche per gli uffici, pochi uffici che San Marino all'epoca aveva, perché noi oggi siamo abituati a una burocrazia vastissima, ma all'epoca pensate che l'unico addetto che all'ufficio del catasto esercitava l'ufficio in casa sua e veniva ricompensato con una sorta di affitto, perché non c'erano spazi alternativi dove
aprire l'ufficio del catasto. Ugualmente l'ufficio postale era nella Parva Domus e veniva aperto solo per alcune ore, per qualche giorno, quindi stiamo parlando di una burocrazia ai minimi termini, è estremamente poco dispendiosa per lo Stato, non era quello insomma il costo maggiore per lo Stato, anche per questo che i bilanci erano così miseri. Il primo gettito che viene stanziato per la costruzione, per l'abbattimento del vecchio, per iniziare a costruire il nuovo, sono 60.000 lire date da una signora di Parigi per un titolo di duchessa. Ecco, vi chiederete quanto corrispondono grosso modo 60.000 lire. Tenete presente che chi percepiva di più all'epoca, il chirurgo, il commissario della legge, percepiva 3.000 lire all'anno. Un professore del liceo percepiva sui 1.800 lire. Una maestra sulle 1.000-1.200 lire, diciamo 100 lire al mese, per cui 60.000 lire, capite bene che sono una cifra enorme con cui effettivamente si può pensare di avviare la costruzione di un palazzo, che come ho detto costerà però 350.000 lire e manderà in deficit il bilancio di fine degli ultimi anni dell'Ottocento, dei primi anni del Novecento, perché non si riusciranno a rimediare attraverso la vendita delle onorificenze, attraverso le altre entrate che la Repubblica all'epoca aveva, i soldi necessari per, diciamo, colmare il debito creato dal palazzo. Quel debito poi sarà un cavallo di battaglia dei riformisti per la battaglia dell'Arengo del 1906, insomma, quindi è tutto, nella storia è tutto collegato, quindi parliamo oggi del palazzo, però si potrebbe comodamente aggiungere tanti altri elementi legati all'altra nostra storia di quel periodo. Quindi il palazzo comunque viene avviato grazie a questa donazione, all'epoca si preferiva parlare di donazioni e non di vendite, anche se in realtà c'era un prezziario ben preciso con dei costi ben elevati per i titoli di duca, marchese, conte o anche per una semplice medaglia o per un cavalierato. E quindi San Marino entra nella contemporaneità grazie a queste entrate che cambiano completamente i soldi che aveva a disposizione e cambiano anche ovviamente il paese, perché capite bene che anche triplicare la popolazione significa costruire nuove case, nuovi commerci, nuove infrastrutture e così via. E quindi rientriamo in questo momento di appunto ingresso nella contemporaneità da parte della Repubblica di San Marino, anche con questo palazzo che doveva saper accogliere anche i nuovi rappresentanti diplomatici che San Marino aveva e con degli stati con cui avevamo dei rapporti. Quindi viene costruito questo palazzo con questo aspetto particolare per un'idea del costruttore che è l'architetto Francesco Azzurri di Roma. Come arriviamo a Francesco Azzurri? Ci arriviamo attraverso Pietro Tonnini, che è quel signore con la barba bianca che vedete anche dipinto nel Retrosi, consigliere dell'epoca che aveva studiato a Roma e aveva fatto belle arti, e trovandosi a Roma per motivi suoi viene incaricato dal Consiglio di indagare per trovare un tecnico capace, in grado e ovviamente desideroso di assumere un lavoro come questo. Ne individua due, alla fine opta, è lui che spinge per avere l'Azzurri, che era un architetto molto rinomato per l'epoca, che viene a San Marino a fare i sopralluoghi, vede che il vecchio palazzo è cadente ed è lui che consiglia di puntellarlo con le travi, e nel 1883 fa una relazione all'interno del Consiglio in cui spiega i motivi per cui dà al palazzo questa fisionomia, vorrebbe dare al palazzo questa fisionomia. E lui dice: voi siete l'ultimo residuo della gloriosa epoca comunale che l'Italia del centro-nord ha avuto. E sicuramente in passato dovevate avere degli edifici monumentali che poi dopo sono stati modernizzati, lui dice benignamente, e quindi hanno perso, no, la loro sembianza originale. E è bene che si ritorni e si vivifichi nuovamente questo ricordo della vostra origine comunale come stato, e quindi consiglio di fare un palazzo di stile neogotico che si richiami pienamente ai palazzi del 1200 e del 1300.
Nessuno obietta, non risultano documentate idee alternative e quindi si avvia il processo e la costruzione di questo palazzo in stile neogotico che si richiama appunto ai palazzi del 1200-1300 e che viene arricchito da una marea di simboli come era tipico dei palazzi dell'epoca. La nostra simbologia nasce proprio dal fatto che i palazzi dell'epoca, diciamo, di quei secoli, gli ultimi secoli medievali, erano creati con questa logica, con simboli che richiamavano la storia, che prendevano in giro i nemici del comune, che esaltavano gli amici o chi aveva fatto qualcosa da un punto di vista storico, politico e sociale per il comune. E questo palazzo è ricchissimo proprio di questi simboli che spesso sfuggono, perché quando ce ne sono troppi succede che se ne notano pochissimi. Partiamo dalla torretta, la torretta dell'orologio che riporta Merli Guelfi. E c'erano state polemiche per i Merli Guelfi, no? Perché San Marino è diventato tale perché si è alleato con, inizialmente nei primi secoli, con i Montefeltro, che erano ghibellini, cioè filo imperiali. Però nel momento in cui venne costruito il palazzo, pare che non sopravvivessero Merli ghibellini nelle mura, che comunque erano quasi tutte disastrate, ma che ci fossero solo Merli Guelfi. Ed è lo stesso dilemma di fronte a cui si trova Gino Tani nel momento in cui negli anni 20 e 30 ricostruisce le nostre fortificazioni, e lui praticamente taglia la testa tutto d'oro, per cui fa alcune ristrutturazioni con i Merli Guelfi e alcune con i Merli Ghibellini. Il palazzo, sorgendo nel 1894, non aveva queste perplessità, perché quei pochi Merli che erano rimasti erano tutti Guelfi. E quindi viene ornato con dei Merli Guelfi, cioè quelli piatti, quelli ghibellini sono quelli a coda di rondine. Sulla torretta ci sono due campane, ognuna porta una incisione che ovviamente sono invisibili, non si riescono a leggere. Però c'è chi le ha puntate queste incisioni, io ve le leggo perché penso, come è successo per me, che sia anche per voi la prima volta che le sentite pronunciare. Su una c'è: lodo Dio, convoco i cittadini, difendo la patria. Sull'altro c'è: il tempo trascorre sempre sereno per i cittadini. Ecco, poi dopo sotto ci sono i tre santi, no? Le immagini dei tre santi che abbiamo anche qui su questo piano, perché c'è un duplicato, perché diciamo le immagini originali sono quelle che abbiamo qua, che sono state sostituite nel 1922, se non mi sbaglio, perché stavano danneggiandosi il gelo, la pioggia eccetera, il clima li stava danneggiando, e quindi prima che si rovinassero del tutto sono stati fatti uguali tre immagini di santi da parte in mosaico a Murano, ed sono quelli che sono sulla torretta. Sono i due santi protettori di San Marino, no? San Leo, Sant'Agata, e in mezzo San Marino, perché c'è stata anche qui, mi dilungo, scusate, ma su ognuno di queste cose ci sarebbe da farsi una lezione. Il santo del centro non è il tipico santo marino che vediamo anche qui con la barba bianca, no? A volte pelato, ecco. È un santo vestito da centurione romano. Perché? Perché non c'è soltanto una leggenda di San Marino, ce ne sono diverse. E una, quella di San Marino di Cesarea, in Palestina, è un San Marino centurione romano che muore martirizzato, però muore giovane, e per qualche motivo Tonnini all'epoca ha scelto quell'immagine, no? Piuttosto che l'immagine classica della Cuore del Guercino, appunto del santo con la barba bianca pelato, che richiama tra l'altro nella sua fisionomia
l'aspetto dell'uomo saggio, no? Se voi guardate un busto dei filosofi, che so, Socrate, Aristotele, Platone, eccetera, sono tutti con barba bianca e pelati. Ecco, quindi anche da un punto di vista visivo, no? Un'immagine ha una valenza simbolica notevole. Perché allora chiedersi ha fatto quel santo così giovane? Qui siamo nel campo dell'ipotesi, ancora non è emerso nessun documento che spieghi come mai abbiamo quel santo, che tra l'altro ci sono state polemiche perché dicevano che non fosse San Marino ma che fosse un altro santo. In realtà è lo stesso santo che c'è sull'arazzo che viene esposto il 1 aprile e il 1 ottobre. E lì c'è scritto Divo Marino, quindi non ci si sbaglia, insomma, che non era un altro santo, era San Quirino, perché San Quirino non è non è come Sant'Agata e San Leo. San Quirino viene ricordato da noi perché nel giorno in cui lo si festeggia non abbiamo subito un'invasione in pratica, no? A metà del 1500. Ecco, quindi quello è sicuramente San Marino. L'aspetto giovanile, secondo me, questa è un'ipotesi che è tutta mia, è perché rappresenta il rinnovamento della Repubblica, questo palazzo rappresenta il rinnovamento della Repubblica. E allora non è stato scelto un'immagine di una persona anziana, ma è stato scelto un'immagine di una persona giovanile. Di fianco all'orologio c'è dipinta l'aquila feltresca e ci sono simboli araldici legati al Monte Feltro e legati della Rovere. I Montefeltro erano la famiglia originaria che ha rispettato la Repubblica di San Marino e la sua indipendenza fin dalla seconda metà del 1200, quando si crea l'alleanza con loro. I della Rovere subentrano quando i Montefeltro si estinguono, però anche loro manterranno praticamente questa amicizia protettrice, perché effettivamente era un'amicizia protettrice con i sammarinesi finché non si estingueranno anche loro agli inizi del 1600. Poi dopo, agli inizi del 1600, e San Marino passerà sotto il controllo dello Stato Pontificio, che però, come vi ho già detto, rispetta la sua indipendenza, rispetta soprattutto la sacralità della sua indipendenza, perché comunque noi siamo figli di un santo, no? Noi, le nostre origini finora non sono documentate diversamente, al di là della leggenda di San Marino, che spiega appunto che è lui che ci lascia liberi e ci lascia comunità e crea la comunità. Dopo, sempre scendendo, ci sono delle maschere, un'aquila feltresca. I simboli che si richiamano ai Montefeltro ce ne sono tantissimi sparsi per il palazzo, proprio per riconoscenza verso questa famiglia e verso questo ducato che ci ha permesso di consolidare la nostra indipendenza, di iniziare a ritenersi indipendenti e ad avere dei grandi protettori che in qualche maniera la garantissero. Scendendo abbiamo il terrazzino con scritto Libertas. Libertas, come ho detto, è un concetto che è scritto un po' dappertutto all'interno del palazzo, non soltanto all'interno del palazzo. Poi ci sono, sulla sinistra, guardando frontalmente, ci sono degli stemmi piccoli delle comunità acquisite o per spontanea dedizione o per altri motivi nel XIII e XIV secolo, cioè Casole, Penarossa e Cabusignano. C'è una lapide al centro sotto il terrazzo che ricorda l'inizio dei lavori e ovviamente i personaggi che all'epoca hanno spinto per questi lavori. C'è un'altra piccola lapide vicino alle finestre che ricorda Felicita, Donna Felicita, quella che avrebbe, no, secondo la leggenda, donato il monte a San Marino. Poi scendendo ci sono, ecco, e qui bisogna fare un discorso un po' più lungo, ci sono quattro stemmi che sono gli stessi che troviamo qui dentro, dei quattro castelli che all'epoca esistevano a San Marino, perché non ne esistevano nove, ne esistevano quattro, ed erano quelli acquisiti nel 1463, cioè Fiorentino, Faetano, Monte Giardino e Serravalle. I simboli che abbiamo qui dentro, a parte le tre penne, le tre torri che corrispondono sempre al monte Titano, città, gli altri simboli sono simboli di questi quattro castelli. Perché non ce ne sono nove? Mi è già stato chiesto più volte. Perché all'epoca non c'erano nove castelli, ce n'erano solo quattro, ed erano questi qui,
che tra l'altro avevano avuto diritto di entrare in consiglio da una ventina d'anni, dal 1873. Prima non potevano, i loro cittadini, i loro residenti, non potevano entrare in consiglio, non potevano essere consiglieri. Avevano un comune proprio, con un arengo proprio, Serravalle, Faetano e Montegiardino, questi tre avevano un arengo proprio, e prendevano le decisioni però sotto il controllo vigile del Consiglio dei 60, perché il capitano di castello era un notaio nominato dal Consiglio Grande Generale, dal Consiglio Principe Sovrano all'epoca si chiamava. Gli altri castelli vengono denominati così solo nel 1925, con una legge fatta dal governo fascista. L'arengo del 1906 si va a votare per parrocchia, non per castello. Quindi qui dentro non trovate castelli tipo Domagnano, Chiesanuova, eccetera, perché all'epoca non c'erano, non avevano stemmi, quindi nel momento in cui hanno abbellito queste pareti con tutta questa simbologia, non potevano ovviamente utilizzare dei simboli che ancora non esistevano, perché non esisteva il concetto di castello. Tre penne rappresentavano le tre cime del nostro monte, no? Tant'è vero che fino al 1500 si parlava di homines pennarum sancti marini, cioè degli uomini delle penne di San Marino, così eravamo riconosciuti. Le tre torri ugualmente sono un simbolo tipico di città. Dopo dentro il palazzo ci sono altri simboli, tipo di borgo, no? Dove c'è sempre rappresentato qualche simbolo legato al commercio, perché borgo è stato fino a tempi recenti l'anima commerciale della Repubblica. Però non troverete simboli di altri castelli proprio per i motivi che vi ho detto. Entrando nel palazzo, siamo sempre al suo esterno, ma stiamo entrando, sulla destra si trova il busto dell'Azzurri, fatto da Giulio Tadolini, e a sinistra una lapide commemorativa del 28 luglio, che è stata affissa nel 1954, tra mille polemiche. Perché? Perché ancora c'erano molti nostalgici, ci sono ancora oggi, perché anche oggi il 28 luglio ogni tanto suscita polemiche, ma all'epoca c'erano molti nostalgici dell'epoca fascista, del periodo fascista, e allora costoro dicevano che il 28 luglio non era una data degna di essere ricordata, per cui alla fine il governo socialcomunista, perché ancora c'era il governo socialcomunista, impone la fissione di questa lapide, ed è ancora lì tra l'altro. Adesso possiamo entrare nel palazzo. C'è il famoso, che forse è quello più pregiato, lo stemma del 600 in pietra sulla sinistra entrando, che era prima affisso sull'ingresso della Magna Domus Communis, prima ancora sembra che fosse, però non ne sono certissimo, sulla guaita, cioè sulla prima torre. È uno stemma fatto comunque da scalpellini locali ed risale al 1600 e è ancora molto ben conservato. Ci guardavo prima che, per essere insomma così datato, è ancora ben conservato. Poi dopo c'è il busto del Carducci. Giosuè Carducci è colui che nel 1894 ha fatto il famoso discorso di ingresso e di inaugurazione del palazzo, no? Sulla libertà perpetua di San Marino. E c'è una lapide a Roma. Ecco, ci sono molti richiami all'Italia, ce n'erano molte di più. Dopo, con i restauri della Gaia Aulenti, un po' sono scomparsi, perché c'era il busto di Umberto I, della regina Margherita, non ci sono più quelli, almeno io non li ho trovati all'interno del palazzo, saranno sicuramente in qualche deposito, perché ci sono stati degli spostamenti. Quando l'Aulenti ha rinnovato il palazzo, appunto nel 94, tra il 94 e il 96, sono stati affisse delle lapidi nuove, sono stati tolti dei simboli, delle lapidi e dei busti che c'erano originariamente. C'è una lapide a Roma come Caput Mundi, Caput Italia, no? Cioè diciamo un'esaltazione di Roma capitale. Ricordiamoci che non era capitale da tanto tempo, nel 94, quando viene inaugurato il palazzo.
Ci sono due balestre cinquecentesche che risalgono probabilmente a quelle che avevamo nella nostra armeria, perché c'era l'obbligo da parte dei regenti di comprare entro il loro semestre una o due balestre con cui potenziare la nostra armeria. Poi dopo, quando verranno inventate le armi da fuoco, avranno l'obbligo di farlo con degli archibugi. E quindi noi avevamo un'armeria abbastanza consistente, insomma ci sono documenti che parlano nel 1400 per esempio di una fiera del borgo presidiata da 70 balestrieri che controllavano ovviamente il buon andamento della fiera stessa. Quindi le fiere erano momenti in cui c'erano di grande mobilità e quindi anche di possibili scontri, per cui vengono controllate con tanti armati, 74 balestrieri mi sembra che parli, che ci indichi quel documento. Poi dopo, salendo, ci sono altre lapidi a Gian Battista Belluzzi, il San Marino, no? Il nostro famoso architetto della prima metà del 1500, che ha lavorato presso diversi signori, diversi principi del circondario, e facendosi una fama come architetto militare di preso, importante. Una lapide a Mazzini anche noi dobbiamo molto, perché Mazzini, sapete bene, no, era un sostenitore della Repubblica, e quindi la Repubblica per i mazziniani, non solo per Mazzini, la Repubblica di San Marino diventa un simbolo a cui richiamarsi, da prendere come esempio. E tant'è vero che lui pensava addirittura di costituire dentro il nostro territorio una filiale della Giovane Italia. Poi non verrà mai fatta, però insomma pare che proprio il pensiero ci fosse stato, anche perché noi, essendo al centro della penisola, eravamo in un punto strategico da un punto di vista politico. Però Mazzini, sapete, ha avuto una vita travagliata sia prima che dopo l'unificazione, per cui alla fine insomma c'è rimasto il prestigio di essere l'unica Repubblica in Italia. E in effetti noi alla fine del 1800, l'Italia spesso ci contesta che si tengono delle riunioni mazziniane all'interno del nostro territorio che erano proibite in Italia. Siamo dopo l'unificazione, però Mazzini era ancora visto come un terrorista, perché ovviamente era una monarchia e lui invece spingeva per la Repubblica. Per cui verso Mazzini noi abbiamo sempre avuto un grosso rapporto, diciamo, filiale, importante da un punto di vista culturale. Poi dopo cos'è che ci sono? Ecco, salendo ci sono delle scritte che sono lateralmente a delle colonne del piano sottostante. Sono delle scritte che, prese da Dante, prese da testi antichi, che richiamano appunto nemici della Repubblica, tipo il Mastin Vecchio, un malatesta di Rimini, no? Contro cui i sammarinesi avevano combattuto, e richiamano anche figure che avevano in qualche maniera protetto l'indipendenza della Repubblica. Quindi di queste scritte ce ne sono sparse per il palazzo, anche se sono abbastanza invisibili, se uno non pone particolare attenzione e non le va a cercare, difficilmente le balzano agli occhi. Ecco, siamo a una insegna, diciamo così, a una lapide che ricorda Cesare Borgia, che è colui che nel 1502-1503 ci ha soggiogato. E la scritta è: appena liberata la Repubblica dalla tua tirannia, o Cesare, per noi subito sei diventato niente. Era tipico proprio dei palazzi comunali questo anche burlarsi dei nemici, no? con delle frasi ironiche. In un angolo c'è l'episodio legato al cardinale Alberoni. 1739, ottobre, il cardinale sottomette la Repubblica e la terrà sottomessa fino al febbraio dell'anno dopo, il 1740, fino al giorno di Sant'Agata, appunto. E poi sarà Clemente XII il Papa a liberare la Repubblica, perché subirà molti influssi sia dalle figure, dai funzionari nostri diplomatici che avevamo là,
soprattutto Monsignor Mazzo, che viene ricordato in una lapide lungo le scale, sia dai rappresentanti diplomatici degli stati europei dell'epoca, perché San Marino era già molto conosciuto. E fin dal 1500 ci sono le testimonianze che San Marino è conosciuto a livello europeo e viene anche mitizzato, no? Come una piccola repubblica antichissima che vive del proprio, non chiede niente a nessuno e quindi un esempio a cui tendere. E il mito di San Marino, insieme appunto alle amicizie Napoleone I, Napoleone III, Mazzini, e Vittorio Emanuele II, eccetera, ha inciso moltissimo sul mantenimento della nostra indipendenza, perché noi da secoli siamo, come Repubblica, come piccolo paese autonomo e povero in passato, insomma, anche se purtroppo sembra che anche adesso non vadano bene le cose, siamo sempre stati mitizzati per la nostra sopravvivenza e per questo culto della libertà, la superstizione della libertà, dice l'Alberoni, e penso che sia il concetto più chiave, il concetto che esprime meglio questo senso dell'indipendenza che i sammarinesi avevano e che hanno tutt'oggi, perché penso che potremmo rinunciare a tutti, ma non so fino a che punto saremo disposti a rinunciare alla nostra autonomia, alla nostra indipendenza. Proseguendo, appunto, c'è il busto di Clemente XII, proprio come ringraziamento perché ha riconcesso la libertà alla Repubblica. Poi dopo c'è una lapide dedicata a Pietro Tonini. Pietro Tonini, come vi ho detto, è il consigliere che più di tutti si è dato da fare per questo palazzo e l'avevano nominato reggente per dargli l'onore di essere lui a inaugurare il palazzo. Il poveretto muore nel mese di agosto, cioè un mese poco più prima dell'inaugurazione del palazzo, e viene sostituito da un'altra figura. Però viene ricordato in quella lapide, come ho detto, in quell'immagine del Retrosi, di quel vecchio con la barba bianca che tiene il braccio in avanti, proprio perché, insomma, per tutto l'impegno che aveva profuso per giungere a questo palazzo. Poi c'è un ricordo di Bartolomeo Borghese. Bartolomeo Borghese si rifugia qui a San Marino nel 1821, era all'epoca il principale numismatico a livello europeo, a livello mondiale, storico, conoscitore profondo della storia romana, tant'è vero che sul Monte Titano, per venirlo a consultare o a salutare, sono saliti vari intellettuali della prima metà del 1800. Il più famoso sicuramente è il Mommsen, uno storico che ancora oggi per la storia romana, per la storia antica, è piuttosto importante. Quindi Borghese ha avuto un ruolo politico importante dentro il Consiglio del Consiglio Principe e Sovrano, perché all'epoca, come ho detto, si chiamava così. E è stato dopo Antonio Nofri, che viene ricordato anche lui all'interno di un busto, di una lapide, è stato il secondo segretario degli esteri che la Repubblica ha avuto. E fino a questo momento non si era sentito tanto l'esigenza di avere un rappresentante che trattasse prevalentemente i problemi legati all'estero, no? Che poi il nostro estero era lo Stato Pontificio, non ne avevamo altri in quel periodo. E Borghesi funge da segretario degli esteri in uno dei periodi più delicati della storia sammarinese, cioè il periodo in cui siamo in pieno risorgimento, no? Ci sono sommosse dappertutto, contestazioni dell'ancien regime, dei dittatori, del pontefice, dello Stato Pontificio, e San Marino in quell'epoca funge un po' volente o nolente da rifugio per chi scappava dai fallimenti delle sommosse. Quindi lo Stato Pontificio si stava addosso in continuazione, proprio per paura che qui dentro si tramasse ai suoi danni. Sarà il Borghesi a tenere relazioni costanti con lo Stato Pontificio, a tenere tranquillo le autorità pontificie e a far sopravvivere la Repubblica anche in un periodo così turbolento che, come sapete, nel 1853 porta addirittura all'assassinio di un segretario di Stato, il segretario Giambattista Bonelli, su cui tra l'altro ho scritto il mio primo libro, insomma, tanti anni fa, storia molto interessante, legata ovviamente ai problemi di natura politica e sociale che c'erano in quell'epoca e alle forti contestazioni che c'erano verso chi gestiva i paesi.
E tornando a questo elenco rapido che faccio, appunto c'è una lapide, poi chi ricorda la Gaia Aulenti e il restauro fatto, un busto dedicato a Antonio Onofri, che come vedete è stato il nostro primo segretario degli esteri, anche lui, lui è segretario, cioè affronta questo ruolo, sostiene questo ruolo in epoca napoleonica e soprattutto subito dopo, quando Napoleone cade, dopo il congresso di Vienna, e ovviamente ci sono dei problemi da risolvere non da poco, perché c'è la volontà di ripristinare la logica dell'ancien regime precedente. Quindi Antonio Onofri è colui che negli anni 20, 30 dell'Ottocento e precedentemente tiene contatti prima con Napoleone, tanto è vero che lui presenzierà anche all'incoronazione di Napoleone come re d'Italia a Milano. E poi con il Papa, quando viene ripristinato lo Stato Pontificio. Quindi queste due figure sono importanti, perché in un momento estremamente turbolento riescono comunque a far sopravvivere la Repubblica, a mantenerla integra e diciamo relativamente indipendente, perché la nostra indipendenza non è mai stata assoluta, insomma è inutile illudersi, siamo un enclave, prima lo eravamo dello Stato Pontificio, adesso lo siamo dello Stato Italiano. E ci sono tanti episodi durante la nostra storia che dimostrano, insomma, che la nostra è una libertà, sì, ma condizionata ovviamente dal fatto che siamo piccoli e siamo contenuti all'interno di una realtà politica più vasta e più grande di noi. C'è un busto a Lincoln. Lincoln è stato contattato nel 1861, non a caso, in un momento estremamente turbolento, perché è il periodo in cui San Marino non sapeva se i Savoia l'avrebbero rispettato oppure no. E allora cosa fa? Si dà da fare con l'Inghilterra, con l'impero austriaco, con Napoleone III, con tutti, per cercare appoggi a livelli internazionali. E contatta anche Lincoln, presidente della prima repubblica del mondo, della più importante repubblica del mondo, che scrive quella famosa lettera, no? Dicendo: siete piccoli, ma siete insomma degni di tutti gli onori possibili. E anche lui viene ricordato, perché anche lui, insomma, è stato un momento importante, come avevo detto, non casuale nel 61, perché è il periodo in cui l'Italia proprio si stava unificando. Dopo ci sono altri monumenti a Garibaldi, che qui ha salvato la pelle nel 49, al Delfico, che è colui che ha scritto la nostra prima storia, le memorie storiche di San Marino, rifugiato politico anche lui, e ha vissuto qui a San Marino per diversi anni e vi è rimasto effettivamente legato, tant'è vero che poi è tornato a visitarlo come turista, però è uno dei rifugiati politici a cui San Marino ha dato scampo nel corso del tempo. Mastro Antonio, orafo, amico di Raffaello Sanz d'Urbino, famoso orafo dei papi della Roma della fine del 400, cioè dell'epoca di Leonardo, di Michelangelo, insomma, per intendersi. Personaggio che all'epoca era molto rinomato come mastro orafo e che svolge per San Marino un ruolo diplomatico importante, perché lui abitava a Roma per lavoro, per motivi suoi, però allo stesso tempo tratteneva rapporti a favore della Repubblica. Nel nostro archivio sono conservate parecchie lettere sue con consigli e ovviamente con che ci permettono di capire un po' la vita diplomatica di quel periodo, i rapporti che c'erano tra Roma e San Marino in quel periodo. Dopo ci sono altre figure di consulenti italiani che ci hanno dato una mano, tipo Luigi Zuppetta, che è stato colui che ha redatto il nostro codice penale, o il Cibrario, ancora più importante, perché è colui che ci consiglia sia nel momento in cui facciamo la Convenzione del 62, sia nel come muoversi in un periodo tanto, tanto caotico come erano gli anni 60 dell'Ottocento. Tutte figure che vengono ricordate lungo le scale praticamente che portano a questo piano. E non vi ho detto, ma c'è un fregio che gira diciamo tutto attorno al soffitto del palazzo, e lo si vede non da qui dentro, dall'esterno, dove sono riportati stemmi e simboli di 19 famiglie gentilizie, di amici, di persone che comunque i sanmarinesi hanno voluto ricordare. Bisogna guardare verso l'alto e fare attenzione, perché non sono
leggibile, però visto che c'è sotto una spiegazione, per cui chi fosse interessato, viene spiegato anche simbolo per simbolo, segno per segno, cosa rappresentano insomma queste decorazioni che sono lungo questo fregio. Mi avvicino a questa sala perché siamo ormai alla fine. Ecco, infatti entriamo in questa sala su cui c'è, no? La scritta animus in consulendo libero, ovvero libertà di esprimersi, che è l'auspicio che si fa ovviamente a tutti i politici. E sono dipinti tre monti, simbolo appunto della capitale di San Marino, e i famosi quattro castelli conquistati nel 1463. Sulla sala del Consiglio dei Dodici c'è la scritta in latino Animus in audiendo benignus, cortesia nell'udienza. Le traduzioni sono di Monsignor Donati, quindi mi fido ciecamente, il mio latino è rimasto quello del liceo di 50 anni fa, quindi non è più fresco. Le traduzioni però sono di Monsignor del caro Monsignor Donati, che non c'è più ormai da parecchi anni. Entriamo nella sala del Consiglio e ci avviciniamo alla fine insomma, di questa dissertazione, come è stata definita. La sala del Consiglio, come ho detto, ha più di 100 simboli, anche se, vedete, si ripetono sempre i quattro stemmi dei castelli conquistati nel 1463, si ripetono lo stemma di città, le tre penne, le tre torri, eccetera. E ci sono varie scritte, no? Tipo io adesso qui davanti ho quel leone rampante, fortis intemperantia, essere decisi però nella moderazione, nella temperanza, cioè prendere decisioni ma non troppo radicali, io lo interpreterei così se non sono necessarie. Poi ce ne sono altre. Quos conscientia justifica taliorum maledicta non timeant. E Monsignor Donati l'ha tradotto, sotto il baluardo di sentirsi puro, non temere alcuno o quel che dice. Dopo ce ne sono altre, nos enim in libertate constituti sumus. Questo è facile, siamo per Costituzione, siamo costituiti nella libertà. Cioè, tutte queste scritte ovviamente si riferiscono a quello che era il lavoro che si doveva svolgere all'interno di questa aula e inviti ovviamente ai consiglieri a ragionare sempre in maniera moderata, temperata e senza eccessi. Ecco, tutte queste scritte si possono riassumere nel non siate eccessivi, non siate esagerati nelle vostre decisioni, pensateci bene. Ecco. Dopo ci sono altre, c'è una lapide che ricorda quello, sono i consiglieri che facevano parte della commissione che ha portato poi all'edificazione del palazzo, mi sembra di leggerla qui. Qua attorno vedete, no? Simboli della giustizia, della pace, in cima della libertà, il leone rampante con i colori della bandiera di San Marino e con Libertas, le tre torri. Sul camino vedete sempre gli stemmi, adesso qui se ne vedono soltanto due, però ci sono lateralmente, dei quattro castelli che sono stati conquistati nel 1463. Poi ci sono due scritte che probabilmente non so fino a che punto avrete visto, perché sono laterali, uno a destra e uno a sinistra, in latino, che sono, ve lo dico subito, fovet et urit, cioè riscalda e brucia. Cosa significa? Che senso ha? Perché in passato vi era l'antico uso di bruciare i documenti quando cambiavano i reggitori, quando cambiava la reggenza, oppure quando questi documenti, insomma, era meglio farli sparire piuttosto che conservarli. Quindi queste due scritte ricordano la funzione di quel camino, che non era soltanto per riscaldare l'ambiente, ma aveva anche questa funzione di, come oggi, no? Ci sono quelle macchinette che triturano i documenti, all'epoca c'era il fuoco che li bruciava, e quindi è una scritta che ricorda questo. Poi ci sono alle mie spalle 60 consiglieri che erano in carica nel momento in cui il palazzo è stato edificato, e
e altre scritte su cui non mi soffermo perché penso ormai di aver esagerato anche come tempo, mi soffermo 2 minuti sulle Retrosi, che è un'opera importante fatta da questo pittore, sembra in un paio di mesi, quindi nemmeno in tempi troppo lunghi, dove è importante sia perché, secondo me, è una bella opera, sia perché riporta volti dei sammarinesi dell'epoca. Vi ho detto che quello con la barba bianca è Pietro Tonnini. Il bambino in fasce sembra che sia Sadi Serafini, quello che poi è uno dei 2 volontari che è morto durante la Prima Guerra Mondiale. E gli altri volti sono volti di persone che non conosciamo più, ma che erano sammarinesi dell'epoca. La vegetazione è la nostra vegetazione, perché Retrosi, prima di dipingerla, ha fatto una ricerca proprio quasi da botanico per riprodurre fedelmente quello che era il nostro ambiente naturale dell'epoca. E quindi è un'opera che ancora, secondo me, insomma, fa una sua bella figura, nonostante siano passati ormai più di 100 anni da quando è stata realizzata, anche se poi anche questa è stata restaurata durante il restauro dell'Aulenti. Ecco, io mi fermerei qui perché penso, non ho guardato il tempo, ma penso di averla fatta anche troppo lunga. Spero di essere stato esaustivo, di non avervi annoiato. Ringrazio per questa opportunità ancora, perché mi sento onorato di aver parlato di fronte all'eccellentissima reggenza, di fronte a una platea di persone interessate indubbiamente. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti, professor Casali, graditi ospiti. È con piacere che oggi abbiamo preso parte a questo evento e dobbiamo veramente ringraziarla di cuore per questa dissertazione, come è stata definita. Penso che sia un ottimo strumento per far conoscere sia chi oggi era presente ma chi ha la possibilità di ascoltare questa lezione la storia e il passato della Repubblica di San Marino, per comprendere meglio il nostro futuro e guardare anche domani al futuro, al presente e al futuro, con consapevolezza delle scelte che dovremo fare. Per cui la ringrazio veramente per questo contributo, per l'impegno che ha sempre profuso nella sua carriera. Poi sa, come tantissimi sammarinesi, ha avuto anche l'onore di averla come insegnante, per cui posso dire che il suo contributo, penso che anche tanti presenti qua abbiano avuto quel piacere, l'ha sempre fornito con grande passione, che ha dimostrato anche oggi. Per cui veramente un grande ringraziamento per la sua presenza, speriamo che sia il primo di altri incontri. Anch'io mi associo al ringraziamento, abbiamo voluto questo incontro, questa lezione fortemente come capitani reggenti, perché riteniamo che la cultura sia la misura di un popolo, dia l'entità, l'importanza del suo senso civico e della sua civiltà. Finché la cultura riuscirà ad essere espressa da un popolo, vuol dire che quel popolo cresce. E questo è l'auspicio che ci teniamo a riconoscere alla nostra Repubblica. Finché ci saranno persone come lei, che tra parentesi è stato anche mio professore e mi ha riportato a 30 anni fa, quando già faceva lezioni bellissime, finché ci saranno persone come lei in grado di conoscere la storia e saperla raccontare come fa, un popolo riuscirà sempre a crescere, perché è dalla propria storia che riesce ad imparare e a non commettere gli errori ed avere quell'esperienza per fare quel salto in più nel suo progresso. Quindi ringraziamo veramente lei, professore, ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Ci auspichiamo che sia soltanto l'ennesima lezione, perché non è la prima che lei fa a San Marino, e di una lunghissima serie ancora. Ha spiegato benissimo che cos'è il Palazzo Pubblico, che cosa rappresenta per la nostra storia, e sicuramente ne usciamo arricchiti. Grazie.